Un avviso di conclusione indagine è stato recapitato ad una donna di Canicattì impiegata del locale ufficio postale accusata di aver sottratto arbitrariamente 26.000 euro da un libretto postale di proprietà di un'anziana del luogo. Sentiamo. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì hanno notificato l'avviso di conclusione indagine ad una donna canicattinese di 60 anni accusata di appropriazione indebita aggravata. L'indagine nei confronti della donna impiegata dell'ufficio postale di Canicattì è stata condotta dal pubblico ministero del Tribunale di Agrigento Matteo Delpini e prende le mosse dalla denuncia presentata nel giugno dello scorso anno da un'anziana canicattinese di 85 anni che aveva scoperto alcune anomalie in uno dei suoi diversi libretti postali. Era stata la stessa anziana a rivolgersi nei mesi precedenti all'impiegata delle poste, che peraltro in quel periodo svolgeva anche le funzioni di direttrice facente funzione, perché riteneva di aver smarrito il proprio libretto postale. L'impiegata rassicurò l'anziana avviando la procedura per la duplicazione del libretto, se non che dopo qualche giorno l'anziana si ripresentò alle poste dicendo di aver ritrovato il libretto e chiedendo di annullare ogni tipo di ulteriore procedura. In questo frangente, che secondo l'accusa si sarebbe innescato il pensiero criminale dell'impiegata, che avrebbe convinto l'anziana ad attendere comunque la stampa del nuovo duplicato, che però la donna decise arbitrariamente di cointestarsi. In questo modo la sessantenne sarebbe riuscita senza alcun problema a gestire le movimentazioni del libretto postale dell'anziana, riuscendo a sottrarre la somma di 26.000 euro. È stata proprio l'indicazione del nome dell'impiegata apposto sul libretto ad insospettire l'anziana, che si recò dai poliziotti per sporgere denuncia. La meticolosa attività di indagine si è concentrata sulle movimentazioni pregresse effettuate sul libretto in questione, che hanno permesso di accertare l'appropriazione indebita da parte dell'impiegata di circa 26.000 euro di proprietà dell'anziana. I carabinieri della radiomobile di Canicattì hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta a carico di Vincenzo Morella, 25enne, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane deve scontare un residuo di pena di 3 anni e 4 mesi di carcere perché è riconosciuto responsabile di rapina in concorso. Dopo l'arresto e l'esecuzione delle formalità di rito, il giovane è stato tradotto presso la casa circondariale di Agrigento. Il tribunale di Agrigento ha invece assolto un canicattinese di 40 anni, legale rappresentante di una ditta di import ed export della città. In qualità del suo incarico, l'uomo, difeso dagli avvocati Comparato e Di Ventura, era stato tirato in ballo nell'ambito di un'azione di un controllo anticontraffazione effettuato dalla Guardia di Finanza di Napoli, che aveva sequestrato migliaia di prodotti contraffatti ad un grossista napoletano. Quest'ultimo aveva dichiarato di aver acquistato la merce proprio dalla ditta canicattinese. A decidere l'assoluzione per l'imputato, come detto, è stato il Tribunale di Agrigento. I carabinieri della stazione di San Buca di Sicilia hanno arrestato un uomo con l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. Si tratta di Piero Tabbone, 38 anni, del luogo, che è stato sorpreso all'esterno della propria abitazione nell'atto di cedere 1,5 grammi di hashish ad un giovane sabucese di 25 anni, che è stato segnalato quale assuntore alla prefettura del capoluogo di Agrigento. Nel proseguo dell'attività, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione del soggetto, trovato in possesso di ulteriori 8 grammi di sostanza stupefacente confezionata in stecchette già pronte per essere spacciate. La polizia di Caltanissetta ha denunciato in stato di libertà un 18enne del luogo per un furto aggravato risalente al settembre scorso all'interno di un appartamento di via San Giovanni Bosco. I ladri, dopo aver divelto una zanzariera e frantumato un vetro di una finestra, si erano introdotti all'interno dell'appartamento dove, dopo aver rovistato tutte le stanze, hanno asportato oggetti in oro e preziosi vari. Nell'immediatezza sono state effettuate numerose operazioni di sopralluogo tecnico da parte dei poliziotti. Gli agenti in quest'ottica sono riusciti ad evidenziare dei frammenti di impronte digitali che, confrontate con quelle di alcuni pregiudicati nisseni, hanno permesso di risalire al giovane, che avrebbe ammesso le proprie responsabilità.
hanno chiesto e ottenuto di essere giudicati con l'abbreviato due dei 28 imputati per i quali la Procura di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio perché coinvolti nell'inchiesta su presunte tangenti all'ufficio tecnico di Lampedusa. Si tratta di Calogero Gagliano e Giovanni Sferlazza. Un terzo imputato ha chiesto invece di patteggiare 10 mesi e 20 giorni di reclusione. Processo Grande Vallone, sono diventate definitive le condanne per quattro esponenti mafiosi, rappresentanti delle famiglie mafiose operanti nella zona del Vallone della provincia di Caltanissetta. Sentiamo. Sono diventate definitive le condanne per quattro soggetti ritenuti affiliati a Cosa Nostra Nissena, questo perché tutti e quattro hanno rinunciato all'appello nel processo Grande Vallone. Ieri la prima sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta ha messo il sigillo sulle condanne per associazione mafiosa, a 4 anni e 4 mesi per Rosario Allegro, a 4 anni per Carmelo Allegro, entrambi di Serra di Falco, a 4 anni e 6 mesi per Niccolò Falcone di Montedoro e a 4 anni e 4 mesi per Giuseppe Modica di Campofranco, inflitte loro dal giudice per l'udienza preliminare Francesco Lauricella al termine del processo di primo grado. A queste pene venne applicata la continuazione con le condanne per mafia già inflitte loro nel processo Leopardo. Tutti e quattro sarebbero esponenti delle cosche mafiose dei loro comuni di appartenenza, gestendo l'attività illegale delle famiglie del Vallone, e scelsero di essere processati con il rito abbreviato. La rinuncia all'appello era stata già ufficializzata all'apertura del processo d'appello dagli avvocati difensori. Tutti vennero arrestati nell'aprile del 2011 dai carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta. Nel processo d'appello sono imputate altre 10 persone, per le quali il procuratore generale Fernando Asolo ha già chiesto la condanna e che torneranno davanti ai giudici il mese prossimo, quando a prendere la parola saranno i difensori. Pena parzialmente riformata in appello per l'uxoricidio in cui morì la gelese Emanuela Vallecchi. I giudici hanno infatti concesso l'attenuante della provocazione ed hanno ridotto la pena di un anno all'ex guardia giurata 28enne Nicola Incorvai. Il metronotte sconterà 14 anni di carcere per l'omicidio della giovane moglie. La donna di soli 21 anni venne uccisa con l'arma di ordinanza dell'imputato il 10 maggio del 2010. Incorvai uccise la moglie sparandole 5 colpi di pistola. Sospese le ricerche del bracciante agricolo rumeno scomparso vicino al lago di Naro, i vigili del fuoco di Agrigento, quelli del distaccamento di Canicattì e il nucleo sommozzatore di Palermo hanno interrotto le ricerche del giovane scomparso la scorsa settimana. Il rumeno era uscito da casa dicendo alla moglie che stava andando a pescare. Da quel momento dell'uomo non vi è alcuna traccia. I carabinieri della stazione di Siculiana stanno indagando sul danneggiamento di una Fiat Stila avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Siculiana in via Giovanni da Verrazzano. Secondo quanto ricostruito, si tratterebbe di un incendio doloso. I militari stanno indagando a 360 gradi senza tralasciare alcun dettaglio. L'auto si trovava parcheggiata dinanzi l'abitazione della proprietaria, una donna di Siculiana. Gli ex capigruppo dell'ARS, Cataldo Fiorenza e Livio Marrocco, hanno depositato attraverso i loro avvocati una memoria e non si sono presentati ieri davanti al PM Maurizio Agnello nell'ambito dell'inchiesta sulle spese pazze all'ARS. I due erano stati convocati dai magistrati che indagano appunto sulle spese dei gruppi parlamentari a Palazzo dei Normanni. È arrivato da Roma l'ok per salvare i conti della Sicilia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo che corregge un altro decreto legislativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. La norma varata va incontro ad alcune regioni in difficoltà, tra queste la Sicilia, che nei giorni scorsi ha visto il commissario dello Stato impugnare buona parte della finanziaria regionale. La norma varata prevede per le regioni in difficoltà la previsione di un piano di rientro decennale che per la Sicilia dovrebbe essere esteso ad 11 anni. Le somme liberate andranno in una finanziaria bis che dovrebbe andare in aula all'ARS nei prossimi giorni. Inaugurato questa mattina a Canicattì il locale club Forza Silvio, presente per l'occasione l'europarlamentare Salvatore Iacolino. Sentiamo. Onorevole Iacolino, un rientro con dolore o con felicità? Ma sai, nel 2013 ho fatto una scelta, quella di rimanere nella metà campo del centrodestra, indossando la casacca di Grande Sud, perché si erano
inesorabilmente, come dire, irrimediabilmente definiti alcuni rapporti di natura personale. In quel tempo il segretario del PDL era l'onorevole Alfano, venuto meno del rapporto personale, quindi anche quello politico. Ho fatto questa scelta mettendo la mia faccia al servizio di una struttura, di un movimento politico che certamente ha contribuito a far vincere il centrodestra in Sicilia e al Senato, facendo il cappotto sul centro-sinistra. Oggi c'è Forza Italia, nel 1996 è stato il mio primo partito, quindi ho un ritorno assolutamente naturale, e oggi i club Forza Silvio rappresentano un'autentica novità per dare effervescenza, intraprendenza e iniziativa a tutti quei movimenti di base che vogliono l'aggregazione, il confronto, un dibattito con idee e progetti. Ecco, le ultime su Forza Italia, lei è d'accordo su ciò che sta facendo insieme al PD? Ma io sono dell'avviso che una riforma elettorale che consenta ai cittadini di scegliere attraverso un sistema bipolare netto, che il giorno stesso in cui si è votato e subito dopo lo spoglio si sappia realmente chi vince e chi perde, quale sarà il governo in quel caso non potrà che essere stabile e duraturo, ed è un'esigenza indispensabile, soprattutto in Europa, che un governo, per essere credibile, possa e debba essere stabile e duraturo. Quindi sotto questo profilo bene questa ipotesi di riforma. Adesso in Parlamento verificheremo in che misura queste soglie che sono state definite per l'accesso alla rappresentatività e per tutte le altre modalità concrete di alleanza potranno reggere l'urto di taluni movimenti, i piccoli in particolare, che certamente avranno qualche difficoltà a reggere l'urto di un sistema bipolare netto che certamente privilegia i partiti più forti. Ecco, il 4%, o meglio 4,5% dello sbarramento, che succederà a Alfano? Non lo so, dovremmo chiederlo all'onorevole Alfano e a coloro i quali a Canicattì piuttosto che in altre città continuano ad essere nel nuovo centrodestra. Noi riteniamo, lo dicono anche i sondaggi di oggi, Forza Italia è intorno al 23%, il nuovo centrodestra invece non arriva probabilmente al 5%. Alle europee ci sarà il test politicamente più significativo di quest'anno, fra meno di 4 mesi, a maggio, e noi siamo convinti di fare estremamente bene. Verificheremo concretamente dove arriverà un nuovo centrodestra che oggi rappresenta una sorta di stampella piuttosto raccogliticcia nei confronti di un governo, il governo Letta, che sembra timido e impacciato e non avere quella capacità di fronteggiare le tante emergenze, occupazione, lavoro, politiche migratorie e ancora mercato unico europeo, che certamente oggi vedono l'Italia in grande difficoltà nei confronti dei grandi paesi che costituiscono ancora oggi un traino per l'intera Unione Europea. Onorevole, un appello agli indecisi, perché sono tantissimi. Beh, l'appello agli indecisi potremmo farlo nella immediata vicinanza delle competizioni. Tuttavia possiamo dire certamente che anche questi club Silvio rappresentano una modalità di aggregazione spontanea. Giovani professionisti, meno giovani pensionati, tutti coloro i quali vogliono impegnarsi in maniera autonoma, senza particolari vincoli di appartenenza partitica, ma certamente con una coerenza di intendimenti di un partito, Forza Italia, che è ancora il primo partito di centrodestra, possono certamente dare un contributo prezioso ad una crescita spontanea di un partito che certamente ha le opportunità concrete, sempre sondaggi di oggi, danno il centrodestra avanti, seppure di poco, nei confronti del centrosinistra. Quindi Forza Italia ha l'obiettivo di vincere le europee, ma anche l'obiettivo forte di ritornare a governare l'Italia. C'è una Sicilia che cresce, che vuole cambiare ed è uguale alle altre parti del paese. Poi c'è un blocco prevalentemente politico che guarda al passato e non al futuro, lo ha detto il vicepresidente di Confindustria Vallobello a margine di un incontro organizzato da Piccola Industria di Confindustria. Per questo bisogna cambiare, farlo rapidamente, ha detto Lobello. Le vicende degli ultimi mesi, come la formazione professionale ed altri scandali, non sono state positive. Vi è la necessità di guardare al futuro e tornare ad avere regole e legalità molto forti. Saranno assunte
aperte entro i primi giorni di febbraio, altre due unità che arriveranno a rafforzare l'organico del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. A riferirlo è stato il direttore amministrativo del presidio ospedaliero Giorgio Santonocito, che ha anche sottolineato come le problematiche che in questi mesi hanno investito il pronto soccorso andrebbero a questo punto verso una risoluzione definitiva. A seguito della circolare del 19 dicembre, ha detto Santonocito, inviata dall'assessorato regionale alla sanità, siamo riusciti a riaprire le procedure concorsuali a tempo determinato nelle ore successive alla stessa. Infatti abbiamo emesso il bando che si è chiuso il 27 gennaio scorso. Speriamo così all'inizio del mese di febbraio di incrementare l'organico quantomeno di due unità. Associazione di categoria SOAT e amministratori comunali di Ribera, Sciacca, Menfi e Bivona stileranno un documento per tentare di essere inclusi nelle zone svantaggiate esonerate dal pagamento dell'IMU agricola. Lo ha stabilito un tavolo tecnico che si è riunito ieri al comune di Sciacca. Sentiamo. Dopo l'incontro che abbiamo avuto all'assessorato regionale all'agricoltura, la presenza del responsabile nominato dall'assessore, abbiamo avuto notizia che su questo fronte del problema delle zone montane svantaggiate si comincia a muovere qualcosa. C'è la novità che riguarda il nuovo piano di sviluppo rurale del 2014-2020, dove vede l'inclusione un poco di tutti i comuni della regione Sicilia senza fare nessun distinguo per quanto riguarda le zone normali dalle zone svantaggiate. La cosa più importante è che invece il Ministero ha inviato una nota all'assessorato regionale all'agricoltura dove per motivi biofisici eccetera tende di includere un po' tutti i comuni della Sicilia nelle zone svantaggiate, ma questo deve essere, diciamo, questo documento deve essere molto affinato da parte della regione Sicilia, tenendo conto della collocazione territoriale e anche di problemi economici che ci sono nei vari comuni. Giovedì prossimo avremo un incontro con i vertici del Ministero dell'Agricoltura, in assenza purtroppo del Ministro, per mettere a punto tutto quello che è necessario affinché questa zona e queste aree vengano dichiarate aree svantaggiate. Inoltre sto elaborando una piattaforma per consegnarla al Presidente Letta quando inizierà il 1° di luglio la Presidenza europea in Italia. Questo significa attenzionare il mondo dell'agricoltura che è totalmente abbandonato. Unanimamente la Commissione e con la delega del Presidente della Commissione Formigone sto abbozzando questo schema per poi confrontarlo con tutte le forze politiche e consegnarlo nelle mani del Presidente Letta per poter dare voce finalmente all'agricoltura italiana e in particolare in quella meridionale. In arrivo nuove targhe viarie per numerazione civica a Canicattì che andranno a implementare la dotazione dell'ufficio manutenzione. L'amministrazione comunale ha deciso di affidare la realizzazione delle nuove targhe che saranno posizionate in strada attualmente sprovviste di indicazione ad una locale ditta per un ammontare complessivo di circa 1000 euro. Si tiene oggi presso il centro anziani di via Milano a Canicattì la riunione di circolo del locale Partito Democratico. All'ordine del giorno dell'incontro, che si terrà a partire dalle ore 16, è prevista la selezione dei candidati a segretario regionale. La fase congressuale, lo ricordiamo, culminerà con le primarie previste domenica 16 febbraio. E oggi a Lampedusa, importante momento con l'inaugurazione del centro operativo Caritas Migrantes. All'evento parteciperà anche Don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, che illustrerà la roadmap di Caritas Italiana proprio per Lampedusa. E adesso lo sport, turno di riposo per il campionato di calcio di Serie D, quindi in campo l'Eccellenza, regolarmente per la
21esima giornata che prevede questo programma: Alcamo Serra di Falco, Campofranco Marzala, Selin Unter, Riviera Marmi, Camarat Mazzara, Leonfortese Profavara, Parmon Val San Sebastiano, Rocca di Caprilone, San Giovanni Gemini e San Cataldese Raffadale. In promozione 21esima giornata con il Canicattì che va a far visita all'Atletico Gela, poi il quadro è completato da Empedoclina Real Biscari, Comiso San Michelese, Santa Croce Camerina, Ragona, Mussomeli, Libertas, Grotte e Racalmuto Sciacca. Per il calcio a 5 invece trasferta quest'oggi per il Canicattì 5 a Scordia, sentiamo. È atteso da una impegnativa trasferta in terra catanese il Canicattì 5 nel 19° turno del campionato regionale di Serie C2 di calcio a 5. Biancorossi di mister Castiglione affronteranno lo Sport Club Scordia, formazione che viaggia nelle basse zone di classifica. Per il Canicattì 5, che arriva al match di oggi in un buon momento di forma, che ha fruttato ai biancorossi 3 vittorie nelle ultime 4 partite di campionato, si tratta di un banco di prove importante in chiave playoff. Infatti i biancorossi attualmente quarti a quota 36, in caso di vittoria guadagnerebbero punti comunque sul Real Parco, terzo con 39, sulla Vigor San Cataldo, quinta a 34, impegnati nello scontro diretto. Il cammino dello Scordia invece in questa stagione non è stato al momento esaltante, con sole 4 vittorie, 2 pareggi e ben 12 sconfitte, l'ultima delle quali 7 giorni fa contro il Campobello di Licata. Per il match contro i catanesi dello Scordia, Castiglione avrà a disposizione l'intera rosa ad eccezione dell'infortunato Vincenzo San Filippo. Con questo servizio si chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione, vi diamo l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.